letto gli interventi ai congressi del 62 e del 66. Prima si davo il quadro, conosci meglio di me le questioni delle lotte operaie. Accanto a questo c'erano le questioni internazionali, c'erano le lotte antiimperialiste, c'era una situazione per cui nel congresso del 66 e in avanti lo sviluppo delle lotte operaie e antiimperialiste porta ad un'evoluzione, ad una discussione, per farla breve, in cui questo partito nazionale e milanese produce quadri per i movimenti successivi del 68 operaio, ma anche del 68 studentesco. Gorla e altri che vanno a producono Avanguardia Operaia, Alberganti nel movimento studentesco, altre cose ancora, dentro una discussione in quel partito. E qui è la domanda da cui, se vuole partire Bruno bene, se no la prende come vuole. Noi abbiamo in quegli anni, nella discussione del partito, da una parte, parliamo dello scontro in Grau a Mendola, a Milano, diciamocelo chiaro, è uno scontro, è un confronto che passa sopra la testa di quel partito. Il confronto, lo scontro è molto generale, molto nazionale, nel gruppo dirigente ristretto, poi a livelli locali diventa un po' paduloso, un po' un pantano, non si capisce bene, ci sono dei passaggi bellissimi in questi posti. A Milano, prima i cosiddetti operaisti, che vengono isolati in quella battaglia di rinnovamento che viene portata avanti sostanzialmente dal nazionale, poi i giovani intellettuali legati al partito della città che vengono sconfitti, isolati per alcuni versi in quanto ingraiani. Queste due correnti di pensiero, queste due presenze, atteggiamenti politici, non entrano mai sostanzialmente, per vari motivi, in un rapporto di battaglia, di presenza, e fa sì che a Milano, con questi due isolamenti, prende il via il corso, io li ho chiamati, per capirci, ceto burocratico cooptato. Ma intendiamoci, c'erano compagni, c'erano i Cervetti, c'erano i Milani, c'erano i Vitali, c'erano il segretario, che a cui facciamo gli auguri perché mi dicono che ancora io parlo di quelle di una generazione non più partigiana, Bollini. Eccetera, che assumono il controllo gradualmente di quel partito tramite cooptazioni, poi quei giovani studenti universitari che arrivano e fanno da coloro che insieme a quel pezzo di gruppo dirigente fanno quelli che danno la linea agli operai che sono un po' ignorantotti. Questa è un po' la caratteristica del, ovviamente l'ho detta così, di quegli anni. E siccome Bruno affronta questo pezzo, volevo che accanto alle considerazioni fatte finora sulle lotte operaie, sulle caratteristiche, cominciassimo ad affrontare anche questo. Poi ripeto, pubblicheremo, manderemo in giro, ma questo è un altro, ovviamente oggi non ce la potevamo fare perché era soprattutto concentrata su questo, però questo è un altro aspetto interessante che prenderemo in considerazione insieme ad altre iniziative. Sono in programma ad esempio un'iniziativa, non so se Valeria è già andata via, su Laura Conti all'inizio del mese di novembre, poi c'è quella sul terrorismo, poi c'è, insomma, alcune altre iniziative che ci permetteranno di riprendere queste cose. Ad esempio Milano, grazie alla caratteristica di quei movimenti degli studenti, con quel ruolo che, da cui prendono quadri dirigenti del PC di quel tempo, il movimento studentesco e extraparlamentare milanese, con l'estremismo, col terrorismo rosso, avrà poco spazio. È una delle poche città dove quel movimento, poi c'è ovviamente situazioni di autonomia operaia, di cose, ma quel movimento milanese, fatto di Avanguardia Operaia, fatto di MLS, fatto di altre situazioni nelle fabbriche, nelle scuole, fa sì che isoli abbastanza velocemente, già dall'inizio, situazioni di scelta armata e con tutte le conseguenze che ha avuto. Però mi premeva con Bruno che si cominciasse anche a ragionare sugli anni 60, anche cosa producono dal punto di vista politico.
Ma io non penso così. Ho ascoltato molto attentamente gli interventi che qui sono stati sviluppati e sono gli interventi che riguardano un decennio fondamentale, non solo nella storia del Partito Comunista Italiano, di cui si celebra con qualche fatica il centenario della sua fondazione, con qualche fatica perché siamo andati in campo soltanto noi, con certo. qualche eccezione, ma è un decennio interessante per il paese nel suo complesso. Cambiano con l'inizio del decennio, col 60, poi verranno assorbiti i rapporti di forze di produzione. Cambia la connotazione di direzione politica del paese dentro questo decennio. Tante cose alla fine del decennio, quindi dopo Piazza Fontana in pratica, dopo lo Statuto del Diritto dei Lavoratori, verranno gradualmente assorbite, eccetera. E lo spartiacque è il 1960. 1960 è l'anno spartiacque. L'anno spartiacque tra il periodo precedente, i 15 anni precedenti, che sono anni per i lavoratori di sofferenze, di umiliazioni, la divisione sindacale, gli accordi separati, e poi dopo il 60, la sofferta consapevolezza che le cose possano cambiare. Sofferta consapevolezza. Il merito degli elettromeccanici milanesi in particolare è quelli che con la loro lotta, al di là dei contenuti, ma i contenuti sono importanti, in pratica hanno sconfitto il mito della rassegnazione, particolarmente della rassegnazione giovanile, ossia ci sono i lavoratori di una certa età che hanno sulla loro pelle le ferite dei 15 anni precedenti. Guardate, una delle letture che a suo tempo mi aveva segnato e mi segna tuttora, ogni tanto bisogna rileggere, è quello scritto di Garavini, Pugno, gli anni duro la Fiat, ed è il racconto che purtroppo le giovani generazioni non conoscono di quel che succedeva all'interno della fabbrica, di quello che erano i padroni e di quello che era per Dio l'ambasciata americana che ti poneva le questioni. O i comunisti vengono licenziati o voi non avete gli aiuti del piano Marshall, chiarissimo. Oppure per entrare coso, un'altra cosa più ravvicinata ma che segna un po' le cose è La vita operaia di Giuseppe Granelli, scritta da Manzini, parla di Sesto, sono cose belle, per capire le famiglie operaie cos'erano in quel tempo lì, la vita reale che cos'era dentro le famiglie operaie. Quindi il 60 segna. Interessante è che in quel periodo lì, forse qui o ero disattento, non è stato ricordato, c'è anche sul terreno economico il momento in cui l'industria si appresta a sopravanzare in Italia, l'agricoltura sopravanza. Io non ho i dati esatti, forse il carro, sicuramente il carro li ha più di me, ma prima di allora, tanto poco prima, il sindacato dei braccianti era sindacato maggioritario dentro le strutture anche del settentrione, non soltanto del mezzogiorno. Poi si avvia, arrivano i lavoratori industriali con una ecco, tutto questo poi ricade nella lotta degli elettromeccanici, intendiamoci, tutto questo con una connotazione dell'economia italiana che è interessantissimo ed è stata dispersa, ed è l'economia mista. Prendiamo gli elettromeccanici, c'è la Breda e la Tosi privata, la Breda pubblica, in siderurgia la Falca privata, Intersint pubblica, il campo dell'auto, la Fiat privata, l'Alfa Romeo pubblica, vivevano insieme, e questo aveva anche un effetto sui prodotti. Si prenda quello che secondo me è stato un capolavoro del tempo, ossia la Fiat ne ha fatti tutti i colori, però ha avuto anche la genialità di affinare alcune la 600,
a 600 è un capolavoro, per te capolavoro di stile, di ingegneria, incontra il mercato che allora con qualche sacrificio poteva far accedere anche le famiglie dei lavoratori eccetera, ma è possibile fare la 600 da parte della Fiat perché la Fiat privata si avvale dell'amierino d'acciaio pubblico dell'Intersinda a buon mercato. E qui questa è l'economia mista. L'economia mista liri che vengono distrutte con l'inizio degli anni 90 con grande responsabilità allora di partiti della sinistra o del centro o del centro-sinistra. Questa è la questione centrale del momento. Il superamento, insomma. L'annuncio di quel decennio è due fatti. Uno clamoroso che è stato ricordato o sfiorato soltanto, ed è lo sciopero generale politico contro il governo Tambroni, primo. Questo scuote il campo, eh? E secondo, non so se sia stato ricordato, ma a me pare importante, sono gli scioperi articolati che discendono anche dalle decisioni del quinto congresso della CGIL. Il quinto congresso della CGIL è il primo senza Di Vittorio ed è un cambio. Dopo le sconfitte delle commissioni interne, le sconfitte delle commissioni interne dette adesso, ma non tra di noi del mestiere, ma riferite ai giovani, sembra che non voglia dire niente. Ma allora era la prima pagina del Corriere della Sera, sconfitta le liste della FIOM, prima pagina, non dico della stampa, ma anche del Corriere della Sera, quindi era un fatto clamoroso che ha segnato moltissimo. Questi sono i due elementi. Lo sciopero del 60, interessante lo sciopero del 60. Leggevo la biografia che Armando Cossutta, che allora era il segretario della Federazione di Milano, scrive di se stesso, una vita comunista, fatta scrivere da un amico che conosco, Gianni Montesano, eccetera, dove Cossutta dice che c'era molta prudenza nel PC sulla questione Tambroni, fascisti, eccetera, c'era molta prudenza, tant'è che il segretario della Federazione di Genova, che era D'Alema, Giuseppe, papà D'Alema, dice, telefono a Cossutta e dice, guarda, quella piazza va per conto suo, se non mi metto davanti va per conto suo e va, non cosa, questi stanno sfidando la Cerere direttamente, entrano in piazza, cioè, c'è uno scontro, dammi una mano che con Milano, eccetera. E questo Cossutta lo ricorda e quindi mette mobilita anche Milano, quindi c'era la prudenza del PC ancora di Togliatti, la prudenza togliattiana non va mai dimenticata, lui puntava ad altri obiettivi di consolidamento e alcune cose gli potevano dare anche fastidio. Cossutta chiama la piazza a Milano, Cossutta, la Federazione di Milano, chiama la piazza e vanno in piazzale Loreto, una grande manifestazione. Tu hai ricordato il corteo, forse è quella manifestazione lì che va, forse quella passati tanti anni in piazza Loreto, e Cossutta ricorda che prende la parola e viene fischiato, lo dice lui, da gruppi di operai che invocano alberganti nel senso che dice sempre Cossutta, e lo scrive anche con una certa ironia, diciamo, sono contro questo giovane dirigente che era lui, così moderno che era lui si gratifica così, per dire che insomma le situazioni, io ricordo lo sciopero della CGIL del luglio 60, questa è una, come dire, un ricordo di carattere personale che mi permetto, il 7 luglio io compio 20 anni e sono in piazza col primo sciopero, quindi questa è una cosa. Devo dire che non tanto convinto, qui sono dette le cose profonde, ma non è che io penso gli altri le conoscessimo queste cose qua, si andava, ed era quella, è interessantissimo questo passaggio qua, la prima generazione di antifascisti che non avevano conosciuto direttamente il fascismo, e questo sorprendeva i vecchi partigiani, oddio, vecchi si fa per dire, perché chi aveva 25 anni nel 45 ne ha 40 nel 60, quindi i vecchi sono sorpresi, ma questi da dove vengono, eccetera,
e che però col loro esempio, con la loro forza, eccetera, e la loro dignità soprattutto, eccetera, ritornando al coso lì, al libro di Garavini, eccetera, gli operai che venivano mortificati e messi nelle officine Stella Rossa in quanto comunisti, socialisti, eccetera, che si mettevano in giacca e cravatta per scopare il cortile, eccetera, per dopo dare come un'affermazione. Sono cose che possono far sorridere, ma per la Madonna il movimento operaio è andato avanti anche con le grandi idee, anche con i grandi, con i grandi, con i grandi esempi. L'esistenza che hanno fatto quelli lì, l'hanno continuata. Sì. L'hanno continuata per altri 15 anni. Quindi. E quindi è la scintilla sindacale, Genova che si ribella, Milano che segue, eccetera. Io qui devo fare una riflessione, come fosse nel rosario, doloroso, come si chiama, mistero doloroso, è doloroso. Ed è qua. Allora, Milano, Genova, l'Italia si ribella, Reggio Emilia, i morti di Reggio Emilia, e si ribella perché Tambroni, che sostituisce Segni alla guida del governo, ottiene la guida del governo, contro una certa maggioranza dei democristiani, perché 10 ministri danno le dimissioni, ma prende i voti del Movimento Sociale Italiano. Movimento Sociale Italiano che è diretto da tale Michelini, qui non c'è Giannulli, che è queste storie qua, il depositario di queste cose qua, che Michelini è un fascista moderato, tant'è che è incalzato dagli almiranti Pino Rauti, che tendono a scalzarlo, poi ci riusciranno a scalzarlo. Allora Genova, Milano, l'Italia, Reggio Emilia, Roma scendono in piazza contro il governo nel quale ci sono i fascisti. Oggi nel governo ci sono i fascisti e nessuno scende in piazza. E qui viene fuori il ragionamento che qui è stato abbozzato e io non voglio sviluppare più di tanto perché mi riservo di dire altre cose sugli elettori britannici, ma il ragionamento è quello, che quando vengono a mancare le grandi idee, chiama l'ideologia, ma le grandi idee di strategie di cambiamento di carattere sociale, tutto si riconduce alla mera amministrazione del presente, del presente. E allora amministrare soltanto il presente, e allora mi alleo con chi ci sta ad amministrare il presente. Oggi sono i 5 Stelle, domani è la Lega, domani altri ancora, eccetera, amministriamo il presente, eccetera. Quindi è venuto a mancare il progetto di cambiamento radicale delle cose e il partito di massa che sostiene il progetto, perché io partecipavo stamattina come ospite al congresso di rifondazione, che non è più il mio partito, eccetera, però guardo sempre con interesse, sono piccoli gruppi di ribelli che dicono cose giuste, sacrosante, che vado lì a criticare, ma non cambiano le cose, denunciano, ma non cambiano le cose e la situazione. Per fortuna che le denunciano, ma non cambiano le cose. E questa è la... Neanche la sinistra interna a questa coalizione cambia molto. Ma neanche, per amor di Dio, qui il problema è la costruzione, la ricostruzione, ma sto parlando di una cosa... fra un anno, 2 anni, 10 anni, eccetera, ma che dobbiamo pensare di un partito di massa socialdemocratico, ci vuole del lavoro, fin tanto si vuole, che però deve andare in quella direzione. Torno alla cosa, perché torno e devo parlare, giusto che pare, del Partito Comunista Milanese di allora, perché il centenario del partito. Il partito di qui, il partito, che è sempre stato un problema. Lo è stato al momento della fondazione, dove il partito milanese è un partito bordighiano per estrazione. C'è tutta una storia molto, molto interessante e complessa, perché tutto nasce qui a Milano, il Partito del Lavoro, che è anticlericale, partito del lavoro che anticipa il Partito Socialista, è un partito che non accetta, anzi espelle gli intellettuali, ed ha un rapporto nei confronti del clero che è spaventoso. Poi basta vedere poi successivamente l'asilo di Galantare, le vigliette di Scalarini, per dire che sono pesantissime. Il Partito Socialista non prende queste posizioni qua,
Il partito che nasce come Partito Comunista è un partito bordighiano perché è stretto dentro una morsa, la morsa dei socialisti milanesi che sono critici con Marx, sono critici con Treves, sono critici con Marx, eccetera. A differenza dei torinesi, dove il gruppo dei giovani attorno a Terracini, Togliatti, Gramsci e altri ancora, invece sono degli studiosi di Marx. E la morsa è da una parte i socialisti critici con Marx e dall'altra parte sono nati i fasci di combattimento qui in Piazza San Sepolcro. E questo gruppo di ragazzi, perché proprio i ragazzi si tratta, con Bruno Fortichiari, la Abigail Zanetta e Repossi, combattuti così, fanno più riferimento agli bordighiani di Napoli che non agli ordinovisti di Torino, eccetera. Questo partito riesce a superare il bordighismo dentro la resistenza, dove il bordighismo si trasferisce via via, chiamalo in operaismo popolare, eccetera, ed è la figura di Giuseppe Alberganti che poi viene fuori, ispirato da Secchia, tante cose, e questa è Milano. Allora, e per il partito centrale per Togliatti, questo Milano è un problema. Sostituire Alberganti poi dopo fa subentrare un problema più grande ed è il riformismo che poi degenererà nel migliorismo craxiano. Adesso questo in estrema sintesi, però mi si dica che non è così, per Dio, perché se non fosse così non si spiega perché, come mai Milano è l'unica città italiana tra le grandi e le piccole che non ha mai avuto un sindaco del PC. Mai avuto il sindaco del PC, ha avuto vice sindaci bravi, è stato mai un sindaco del PC, e qui ci sono anche queste ragioni. E qui viene fuori la questione delle lotte e la questione del gruppo dirigente. Mentre il Partito Comunista, dopo, con l'ottavo congresso, quindi successivamente al ventesimo del Picos, con un pensiero acuto di Togliatti, che è quello del lancio della via italiana socialismo, che non è una via sovietica, ma è un tentativo eccellente, tentativo che è rimasto tale, poi non andare avanti, di affrontare il tema della rivoluzione dell'Occidente di Gramsci, tanto per dirla con molta semplificazione, ma è interessantissima la cosa. Ma mentre l'Italia e il PC discute di questo, il PC di Milano non discute di questo. Il PC di Milano discute su come allontanare Alberganti. Questo è l'ottavo congresso, che a Milano poi è il nono congresso. E questo è il disastro milanese. Disastro milanese di allora, intendiamoci, dove Togliatti lancia in avanti Longo, manda avanti Scocimaro, che c'ha un coccolone, quindi dentro, e non ci riescono subito a cacciare Alberganti, ma ci mettono 2 anni, mentre la questione va avanti, i 2 anni per mettere avanti Togliatti. Sono anni duri. Io ho avuto delle relazioni anche confidenziali con Cossutta, poi abbiamo rotto definitivamente con Cossutta, perché Cossutta, e questo non c'entra con la cosa qua per dire, però ve lo dico, Cossutta considerava i compagni come soldati, Era, tu devi ubbidire, nel momento in cui non ubbidisci più, tu sei finito. E Cossutta mi raccontava di un episodio che rappresenta il clima dentro la Federazione di Milano del tempo, dove il segretario è Alberganti e Cossutta e Rossanda, dopo una relazione, un intervento di Alberganti, si scambiano delle note poco lusinghiere sul contenuto dell'intervento. Non so il contenuto, la cosa esatta, ma poco lusinghiere, Cossutta era elegante, poco lusinghiere in confronto. E cosa fa? Si scambiavano dei foglietti, adesso si scambierebbero il cane ai foglietti, e Cossutta i suoi foglietti cosa fa? Li straccia e li lascia nel portacenere,
E la si può essere. La mattina dopo il Berganti lo chiama, Armando vieni qua, e davanti a lui c'è ricomposto con lo scotch il foglietto e dice: Armando, non tu mi vuoi fare le scarpe? Che era anche vero, ricomposto per tu vuoi fare le scarpe. Ma questo per dire che era il clima anche in reciprocità delle cose, una nota a margine. I compagni che facevano riferimento alle riviste, tra Negretti, Sacchi, eccetera, guardate che non lasciavano mai i foglietti, non lasciavano mai, anche nelle riunioni dentro qua, non lasciavano mai i foglietti, non lasciavano niente. Non lasciavano niente questi quadri, queste cose qua. E quindi questa più erano delle note a margine del tempo. Aveva il partito di allora con la generazione che tu poni una questione che è la questione di come venivano formati i gruppi dirigenti del PC. È interessantissima la cosa, e sarebbe un elemento da sviluppare, perché tante cose nel bene e nel male nascono dal criterio di cooptazione dei gruppi dirigenti, ossia io cooptante chiamo te, dopo selezione evidentemente dei gruppi dirigenti. Questo ha funzionato fin tanto che nel partito c'era il cursus honorum delle esperienze. Le esperienze sono col tempo i fondatori del partito, Livorno, Lione, la Resistenza, la ricostruzione, l'ottavo congresso, cursus honorum, era questo qui. Nel momento in cui viene a mancare il cursus honorum e si presentano in campo, ecco, i giovani di una FIGC che non hanno il cursus honorum, ovviamente per ragioni generazionali, ma nel contempo, sto parlando di quelli che hanno sciolto il PC, quindi la FIGC degli anni 60, nel contempo non hanno assunto nessuna esperienza diretta di lotte operaie, tant'è che loro non conoscevano gli operai. Gli operai erano una categoria angelicata da non toccare, un mito, quasi come il mito che aveva Stalin dell'operaio Stakhanov, qui un'altra cosa diversa, il mito dell'operaio. Quando qualcuno si permetteva di mettere in discussione il mito operaio, era un intellettuale di qui, Edio Vallini, scrive alla fine degli anni 50 un testo classico, io lo considero un testo sacro, che si chiamava Operai del Nord. Operai del Nord era un'inchiesta, dove Edio Vallini fa l'inchiesta nelle famiglie degli operai. Edio Vallini allora era del PC, fa un'inchiesta alle famiglie operaie e mette in evidenza tutte le contraddizioni della famiglia operaia. Non è che poi tu sei tornato dopo aver fatto lo sciopero 8 ore e trovi gli applausi della moglie, ma molti rincorre, dicono, ragazzi, sono le cose che reali che avvengono nelle famiglie, e gli dice domani c'è ancora sciopero. Tutte queste cose qua che Sacchi e gli altri avrei interiorizzato, perché quando lanciano gli scioperi articolati anche del quarto d'ora è in funzione di questo. Cosa faccio? Tutti i giorni 8 ore, ma te sei matto? Io le articolo queste cose qua, c'è anche una relazione, chiamala di risparmio, su queste cose qua. Quando mette Edio Vallini e cose così, gli editori riuniti si rifiutano di stampare il libro, perché il libro parla della realtà. Tra l'altro nel libro c'è anche un anticipo dell'approccio che avevano le famiglie degli operai all'arrivo dei primi immigrati meridionali qui, che non è che venissero adesso accolti a braccia aperte, adesso diciamo Milan culture in man, e c'è mai mica così, adesso può darsi che sia così, un'altra cosa, era la realtà dei fatti che veniva presentata, e viene impedita perché ci deve essere la rappresentazione angelicata del tutto. Una questione forse l'ultima, ma chi erano gli elettromeccanici? Guardate. E perché scattano gli elettromeccanici e non nei tuoi chimici e non nei tessili e non negli alimentaristi e non altrove? Beh, quanto anche questo ragionamento qui. Sì, certo, Sacchi, d'accordo, eccetera, ma anche nelle altre categorie c'erano i Sacchi, nelle altre categorie, mica un'eccezione, sì, forse lo è, ma voglio dire,
non è un'eccezione, sì, sa chi coglie, eccetera, eccetera. Allora, io mi avvalgo di un esempio forse forzato, eccetera. Rileggendo i sacri testi di Gramsci sulla Fiat, però sugli operai della Fiat. Gramsci sugli operai della Fiat fa un passaggio che secondo me è di una bellezza. Lui dice: l'operaio della Fiat in alcune realtà, particolarmente in officina, ha assunto la coscienza del sé utile. Ecco, questa questione è qua su. E questa coscienza del sé utile, io so fare questa roba qua. E lui le faceva riferimento al battilastro della Fiat, che era il suo campione, come in Unione Sovietica c'era il ferroviere, eccetera, nella Fiat Gramsci c'era il battilastro. E dice: il battilastro della Fiat, io sono orgoglioso, lo so fare bene. Ed essendo orgoglioso del mio mestiere, che io so fare bene, assumo anche la coscienza dei diritti che derivano dal far bene il mio mestiere. Ecco, allora io vedo gli elettromeccanici come questi. Io, elettromeccanici, ho avuto per ragione professionale la capacità di incrociarli già negli anni 60, quando insomma le cose non erano così, eccetera. Gli elettromeccanici erano, nell'elettromeccanica pesante in particolare, i costruttori delle grandi macchine, turbine, caldaie e alternatori che servivano per le centrali di produzione di energia elettrica. Erano operai particolari, veramente la coscienza del sé utile, dove era una manualità colta. Io ne ho incontrato, questi erano, allora si diceva, operai coi baffi, voleva dire anche altre cose, ma voleva dire particolarmente questo, operai coi baffi, eccetera, che sapevano, erano operai raffinati, coscienti del loro mestiere. E io ne ho incrociati taluni di questi, la Marelli, eccetera. Ragazzi, questi alla Franco Tosi erano operai veramente che facevano e lì nasce lì l'elettromeccanico, la coscienza del sé utile accompagnata dalla coscienza dei riti, e sa che gli altri gruppi dirigenti investono su questi, e anche qui incrociano la prudenza del partito. Il partito è prudente, lo ricordavi tu, lo ricordava chi altro, eccetera. Si va alla lotta degli elettromeccanici non con l'entusiasmo del partito e men che meno della federazione. L'entusiasmo della federazione scatta dopo la vittoria, perché non dirsi? E allora sul palco della vittoria però mi sono schierati tutti. Quando ci sono gli applausi, io sono anche me, capito? Questo è un riferimento diretto, perché quando si conclude il contratto del 63, che è la seconda parte della vertenza che dicevi te, al Teatro Nuovo, il PC di Milano, chiama Luigi Longo. E Luigi Longo fa un discorso che è interessante, eccetera. Luigi Longo parla della riforma del salario. Dice il salario. Consulta nel 62 al congresso, fa una relazione come al solito di una sessantina di pagine. Assolutamente. Una decina è dedicata alla cosa degli elettromeccanici. E lì sul palco ci sono schierati tutti, e quello lì elogia, Luigi Longo elogia questa roba qua, elogia la chiusura del contratto nazionale, eccetera. L'ultima questione, non so che se lo chiede, sono gli elementi di innovazione al di là dei contenuti che poi dopo troveremo nelle vertenze operae del 68-69, eccetera. Sono le parole d'ordine. Da tanto cominciamo a contare qui del partito. Sì. Il partito non era più sopra. Sì, sono l'uniti si vince, resisteremo un minuto o più del padrone. Ma poi il fischietto. Il fischietto viene lanciato, ricorda Antonio Costa, che allora era funzionario della CGIE in Solari. Il fischietto viene inventato lì per caso una mattina parte il fischietto, ma da allora fischiavano tutti, il fischietto, i picchetti di simbolo, sì, i picchetti di convincimento, perché il picchetto duro? Il picchetto duro, ma lì così ci sono dei giovani che non sono assolutamente niente, dice, e allora fa e il picchetto di convincimento che viene varato, di questo non ricordo più, è la Ione Bagnoli, che era giovanissima, Ione Bagnoli, che viene varato alla SIT Siemens
dice fuori dai cancelli, sotto un'acqua battente, a spiegare che cos'è il picchetto, a spiegare com'è, sono tutte donne, ma che non sanno assolutamente niente rispetto alle cose. Il picchetto di convincimento, gli scioperi articolati, il fischietto, e l'ultima cosa, il corteo silenzioso. Ora, io l'ho visto il corteo silenzioso, in quei mesi lì, non so se prima del 7 luglio o dopo, qui le cose, in corso Garibaldi, io lavoravo lì vicino, in Forno Bonaparte 31, passava questo corteo che veniva da Sesto San Giovanni a piedi, rigorosamente a piedi, andavano in Piazza del Duomo, nessuno parlava. Ma la cosa che mi impressionò di più del periodo erano i bottegai col negozio aperto che applaudivano il corteo che passava, perché lì era stato fatto un lavoro capellare. E l'ultima questione, io non ho sentito Ivan Brentari, gli intellettuali. Ma gli intellettuali si avvicinano alle lotte operaie prima di tutto quando ci sono, e poi quando le lotte operaie hanno prospettive di cambiamento, allora arrivano gli operai. E lì è arrivato Luciano Bianciardi, che sa che non riusciva a chiamarlo Bianciardi, lo chiamava Biancardi. Senti Biancardi, tu devi scrivere di queste cose. E Biancardi, che aveva scritto La vita agra, sulla vita dei meccanici, eccetera. E poi soprattutto viene lanciato... Dei minatori in Toscana. Sì, e poi... Dei minatori, sì. E poi soprattutto viene lanciato gli operai che scrivono di se stessi, il concorso. Oh, ma ragazzi, ma al concorso, certo, c'è Bianciardi, c'è Umberto Eco, c'è Franco Fortini. Ecco, attorno agli operai, ecco, qui è caduto tutto. Non ci sono più le lotte operarie, c'è una sinistra che è fuoriuscita da se stessa e non parla più, e gli operai non parlano. Vabbè, io... Bene, mi sembra che abbiamo fatto una bella discussione, anche che tocca la sinistra di oggi, che è meglio lasciar stare. Abbiamo altri appuntamenti, come si diceva prima, sui vari pagine Facebook e siti, vedrete che questa discussione verrà ripresa oltre alla diretta con altri testi, e quindi a ciascuno il suo. Noi abbiamo fatto oggi il nostro dovere. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.